Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Wargames per Passione. Siamo qui finalmente per vedere l'esito della campagna di Wargames per Passione. Esattamente l'ultima tappa in cui il male stava cercando di conquistare Rovonel e il bene, dando tutto per tutto, stava cercando di difenderlo. Perché effettivamente la campagna sarebbe stata vinta dal male o dal bene, cioè dipendeva tutto da questa ultima battaglia per avere un pareggio di territori. E devo essere sincero, non mi aspettavo un risultato del genere, perché io spero di aver contato bene i punti, l'ho fatto più volte, però abbiamo avuto un incredibile ex aequo. Per la prima volta il bene e il male, confrontandosi su Rovonel, si sono schiantati, hanno combattuto con tutto il proprio ardore e siamo arrivati a un pareggio. Quindi Rovonel soffre, colpito dal tumulto della battaglia, ma effettivamente non viene conquistato da nessuno, resta terra di nessuno, resta lì in mezzo tra i territori del bene e i territori del male. Questo cosa porta? Il male ha comunque conquistato più territori del bene, ma non è una vittoria effettiva per il male, sarebbe uno smacco per il male che questa fosse una vittoria effettiva. Dopotutto si accontenta di un pareggio o della distruzione totale? Non sarebbe il male se dicesse va bene, abbiamo vinto, a posto così. È per questo che propongo un'ultima tappa di campagna fatta semplicemente per stabilire se il male conquisterà e distruggerà totalmente il piano dei mille frammenti o se semplicemente ha vinto e il bene continuerà a dilagare sulla superficie cercando ogni tanto di tirare fuori qualche sacca di resistenza e cercare di destabilizzare il male finché a un certo punto cercherà di ribaltare la situazione. Quindi siete chiamati alle armi perché questa è la partita più importante di tutta la campagna, la partita decisiva, il combattimento finale. Eh sì, perché l'ultimo territorio non ha effettivamente un nome, è il territorio centrale, il territorio che nella mappa dei mille frammenti ha il cristallo, questo cristallo energetico che probabilmente con una potenza, possiamo dire, geomagnetica riesce a tenere su tutti i frammenti, tutte le regioni che popolano questo piano. Ed ecco per questo che io vi chiedo di combattere per quest'ultimo territorio. Se il bene riuscirà a difendere il cristallo finale, ok, potrà continuare a cercare di strappare i territori al male, la campagna sarà finita, la vittoria sarà comunque al male, ma sarà una vittoria che il male non potrà godersi, perché in qualsiasi istante il bene potrebbe tornare all'attacco. Ma se il bene riuscirà a tirare giù l'ultimo territorio, beh, a quel punto la distruzione del cristallo porterà alla distruzione di tutti i territori per cui abbiamo combattuto in questi mesi. Direi che è una battaglia di peso, dobbiamo darci da fare per cercare di far sopravvivere questi territori. E un'ultima cosa, allora sapete che la campagna è fatta per permettere a tutti di poter giocare tra di noi in qualsiasi modo, con qualsiasi sistema. Vi chiedo cortesemente in questa sede, per questa battaglia, di fare una cosa ben specifica, cioè cercare di creare una battaglia a tema con qualsiasi sistema voi utilizziate per conquistare e o distruggere un cristallo centrale, un elemento scenico centrale di qualsiasi tipo. Quando questo cristallo o elemento centrale verrà distrutto o conquistato dal male, la partita potrà dirsi vinta dal male. Al contrario, se il bene fino alla fine della partita riuscirà a impedire la distruzione di questo dato cristallo, beh, che dire, il bene avrà trionfato per questa battaglia. Spero che questo tipo di missione possa intrigarvi, sapete già che cosa dovete andare a fare, potete fare anche più partite legate sempre a questo soggetto o comunque se vi interessa fare partite completamente diverse legate comunque a questo tipo di narrazione che vi sto proponendo. Quindi, la disfatta totale del bene o la conquista assoluta del male? Lo vediamo in questa ultima partita. Come al solito avrete le canoniche 3 settimane di gioco e poi io vi darò i risultati alla fine di tutto e capiremo chi effettivamente avrà conquistato questi territori. Quindi, oggi 6 maggio esce questo video e il 6 maggio è la data d'inizio per questa giornata di campagna per la conquista del territorio centrale.
Il 27 maggio, come al solito, poi sarà la settimana di fermo, dal 27 maggio in poi, in modo che io possa segnare bene bene i risultati, e dal il 3 di giugno avrete finalmente l'esito conclusivo della campagna e potremo vedere se il bene verrà spazzato completamente via da ogni multiverso esistente. Spero che i risultati vi siano piaciuti, come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo cortesemente, se volete supportarmi, di condividere questo video, ok? Fatelo girare tra tutti i social del mondo che conoscete, mi piacciate e commentate, perché solo così il mio canale potrà crescere. Ah, ovviamente iscrivetevi, perché se il video vi è piaciuto e ne volete altri, iscrivetevi. Ricordatevi sempre però di condividere e far vedere i miei video a più persone possibili. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, qui da Mattia è tutto, da WarGames per Passione è tutto e ci vediamo a un nuovo video. Ciao ragazzi!